con Vaffanculo Bridget Jones, una favola moderna scritta da Alessandro Maselli del Giudice, si è inaugurato il Festival Libri a Palazzo, in programma a Trevico, promosso dall'amministrazione comunale e affidato alla direzione artistica di Antonio Bianco. Questa sera tocca a Carmine Castoro e Ruben De Luca, che presenteranno rispettivamente La clinica della TV e Amare uno stalker. Domani spazio agli scrittori irpini con Francesco Roccia e il suo Il culto di Sant'Euplio Martire. Dopo Roccia chiudono i critici letterari Paolo Saggese e Alessandro Di Napoli con Vino, Eros e Poesia da Omero ai giorni nostri, che tramite un simposio e assaggi del vino locale presenteranno il loro ultimo lavoro letterario. Il festival si concluderà il 6 settembre con la presentazione del libro di Franca Molinaro prima e dopo l'ultimo libro di Don Aniello Manganiello, sacerdote anticamorra e parroco del quartiere Scampia di Napoli. A lui il premio Città di Trevico. Come nasce l'idea di questo libro? L'idea nasce dopo aver letto un altro libro che si chiama Per 10 minuti di Chiara Gambarale, un libro in cui l'autrice, ma la protagonista in realtà, per 10 minuti al giorno fa una cosa diversa, ogni giorno, una cosa mai fatta prima. Io il 14 marzo 2014, dopo aver letto questo libro, ho detto anche io ogni giorno voglio provare a fare una cosa diversa che non ho mai fatto. Ho iniziato provando a scrivere un romanzo, il primo capitolo è nato il 14 marzo 2014 e da lì poi, facendolo leggere anche agli amici e coinvolgendo quelle che sono le persone che mi circondano, si è sviluppato quella che è una storia che sembra in realtà una storia molto ironica, è trattata forse come una storia molto ironica, però in realtà ha dei contenuti e parla di argomenti che sono abbastanza profondi, parla in realtà di quelle che sono le cicatrici che la vita ti porta a segnare sul tuo corpo o nell'anima, che poi bisogna cercare di affrontare e di andare avanti.